paradiso è diventato un inferno. Deve cambiare, grazie. Ci sono musi lunghi nelle stanzioni del Ceravolo. Il pari, ottenuto dal Palermo nel finale in Cara, una crisi già deflagrata con la Batosta subito a Terni, e mette seriamente in discussione la bontà del lavoro fatto fin qui dell'intera società giallorossa. Dopo il pareggio nel recupero con il Palermo, Diego Foresti, direttore generale del Catanzaro, ha tuonato contro la squadra. La città ci sta mettendo l'anima, il cuore, i soldi. Noi lavoriamo dalla mattina alla sera e queste figure siamo stanchi di farle. Quindi, da oggi, da stasera si va in ritiro, più nessuno va a casa, fin quando ci saranno le prestazioni che merita questa piazza. Chiedo scusa a tutto il popolo giallorosso, chiedo scusa alla città, chiedo scusa al presidente, ai fratelli, alla proprietà, perché non meritano tutto questo. La gara con l'Avellino rappresenterà l'ultima spiaggia per il tecnico Antonio Calabro. Sarà un dentro fuori per l'ex trainer di Carpi e Viterbese. Poche le certezze del Catanzaro, Brandoardi è una di queste, anche se il reparto difensivo guidato da Fazio, Martinelli, Riccardi sulla carta offre garanzie, ma fino a questo momento balla spesso. Nocerina, Garufo e Corapi a centrocampo supportati da Verna, Altobelli e Baldassini, che l'ex regina contessa non stanno dando le giuste speranze attese alla vigilia. In avanti l'ex bomber di Avellino, Nocerina e Benevento Evacuo finora ha segnato soltanto un gol su azione e uno su rigore proprio nel recupero contro il Palermo. Il top player è Carlini, quella del Partenio Lombardi sarà una sfida tra due club che in passato si sono affrontati dalla Serie A fino in Serie B, una sfida che Braia sente visto che è un doppio ex, ma soprattutto sarà un dentro fuori per entrambe.